E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere dalla schermata, sì, ho cambiato la mia skin al personaggio e l'ho messa in tema Army of the Light. C'è una motivazione perché l'ho messa in questo tema la skin e adesso ve la faccio vedere. La motivazione la troviamo ovviamente nelle reputazioni. In questi giorni non ci sono stati video, diciamo, però sono stato a farmare come uno stronzo per arrivare a Exalted con le varie reputazioni. E con Army of the Light ci sono arrivato prima, semplicemente perché sono partito con più reputazione fin dalla partenza, diciamo. Ma soprattutto perché specialmente sulle quest del mio Class Hall ho trovato molto di più i cosetti che ti hanno reputazione per l'Army of the Light rispetto all'Argusia Reach, che in realtà era il mio cazzo di obiettivo. E sono arrivato circa 13.092, come potete vedere là, su 21.000. E niente, sto continuando piano piano a farmare come un bastardo, ma non è molto semplice. Faccio tutti i giorni le world quest, faccio tutti i giorni la roba lì del Class Hall. Non ci vuole tantissimo alla fine a fare le world quest, arrivare a 21.000, magari ci metterò con gli Argus Arrich un'altra settimana sicuramente. Per non parlare poi del fatto che adesso sto su Ramar perché sto piano piano cercando di finire quella achievement che ho fatto quando ho fatto il video col War. Questo qui stava a zero, adesso ieri mi ci sono messo tipo un'oretta, ho fatto tre achievement alla fine. Questo qua penso che tra 3-4 giorni massimo l'ho finito, quindi abbiamo una classe da esplorare in più. Ma adesso andiamo al pezzo forte, cioè che finalmente sono riuscito a sbloccare una razza alleata. Quindi andiamo qua sotto e andiamo su Lightforged Draenei. Che è l'unica che attualmente posso fare, come potete vedere, perché qua tutto rosso va a fanculo. Io voglio fare questi. Siccome sono molto molto curioso di vedere come magari ti fanno iniziare eccetera, io proporrei di fare un Hunter perché è una classe molto interessante. Adesso lo creo al volo e ci vediamo direttamente dentro. Ok, personaggio l'ho creato, nome carino, Living Shot. We are soldiers. Through millennia of struggle, the light has shown us the true path. And in turn, we have been reborn as instruments of its power. You are light forged. You must stand as a beacon of hope against the darkness. But do those who would threaten this world or attack our allies, you will embody the light. Ok, ci ho fatto quel breve filmatino che credevo fosse più lungo. Adesso do una sistematina rapida alle action bar qua perché sono tutte incasinate e arrivo subito. Ok, fatto, dato una sistematina rapida, vediamo questa prima quest che ci danno. Allora, dobbiamo andare a Stormwind direttamente, così, diretti. Quindi partiamo direttamente dalla Vindicar, niente di particolare. Perché, vabbè, i Lightforged Nei stanno qua, quindi ok. Andiamo a Stormwind. Ah, nel frattempo che carica, vi ho saltato la prima parte in cui vi fa un breve scenario prima di andare a sbloccare veramente i Lightforged Draenei. Quello scenario praticamente non ve l'ho fatto vedere sia perché ero troppo smanioso, era tipo mezzanotte, non potevo mettermi a registrare, e sia perché comunque per chi magari lo vuole giocare o sta farmando le razze, non voglio spoilerargli magari quella parte un po' più interessante che è da scoprire. Ma vi lascio comunque questa parte di gameplay che è un po' più normale tra virgolette. Invece la parte più particolare se la può fare tranquillamente da solo, senza spoiler, senza preannunci di vario tipo. Allora, intanto siamo arrivati a Stormwind. Qui c'è l'Ambassador che ci ha la Tavard e una letterina che se la può anche tenere. Però la Tavard ce la mettiamo immediatamente. Diamo un occhio a com'è, caruccia. Ah, abbiamo anche un talento da spendere. Boh, mettiamo questo a caso, anche se dell'Under non so un cazzo io. Ah, ci ha sbloccato anche questo tramite la quest che però ho fatto col paladino, che è un meraviglioso mammut tutto pomposo, luce divina di qua e di là. Perché è molto carino effettivamente, con questo sprazzo di luce qua dietro è molto a tema. E lo posso usare soprattutto anche col paladino, invece lì c'è un sacco. Allora, arriviamo all'Hero Skull. Vedi, praticamente, sì, iniziamo al 20, ma vi sparano come se foste dei personaggi normalissimi a livellare. E noi andremo a Duskwood, perché è un territorio che mi piace particolarmente, è molto storico, perché ci ho livellato miliardi di PG. Abbiamo poi questo Light Judgment, che è una spell razziale, anzi vi faccio vedere al volo tutte le cose razziali che ci stanno. Allora, vabbè, la Forge of the Light praticamente caga una forgia. Madonna, stamattina già faccio a parlare. Niente, che per i Blacksmither è molto importante. Poi c'è questo Light Judgment che vi dicevo prima, che è un danno.
che si fa, diciamo, a un target singolo, che fa abbastanza male, tra l'altro 1312 è tantissimo per il mio livello. Poi c'è la Demon Bane, che aumenta l'esperienza presa del 20% quando ammazziamo i demoni. Prendiamo l'1% dei danni Oli in meno. E quando moriamo facciamo una specie di eruzione divina che fa danni entro 8 yard. Fine. E cura gli alleati. Queste sono le abilità razziali. Adesso io spero vivamente che ho tutti i voli, perché io a piedi fino a Duskwood non me lo faccio manco morto. Vediamo. Sì. Bene. Darkshire, Duskwood. Ci vediamo direttamente a Duskwood. Ah, ragazzi, ovviamente, essendo un personaggio normalissimo a questo punto, dobbiamo assolutamente spararci i nostri heirlooms, che ci avevo pure specifici per l'under, perché mi sembra che appunto uno ce l'ho, ma non l'ho mai portato in alto. Questo è un nuovissimo acquisto che ho preso tramite il Class Soul, proprio l'ho preso tipo 2 giorni fa, che è un hack in più che livella da solo, non da esperienza purtroppo, però vabbè, sembra una cosa potenziabile in più. Quindi andiamo a equipaggiarci ogni cazzo di cosa e GG. Non sembriamo assolutamente più un coso of the light, ma sti cazzi, per l'esperienza si fa questo e altro. Vedrò di più che mentre facciamo quest io mi sciogno pure una bella instance. Questa è la mount più brutta che io abbia mai visto, vai via, schifo! Schifo di merda. Molto più bello il nostro mammut buccioso, morbido. È sempre uno spettacolo questo posto, nonostante sia un po' macabro da scudo, perché beh, è macabro. Però vabbè, io perché ho molti ricordi con questo posto e ci ho passato un sacco di tempo, un sacco di anni. Allora, iniziamo a provare la nostra potenza. Allora, proporrei di fare questa linea. Andiamo qua, poi saliamo e ci abbiamo tutte le quest attaccate. Però prima facciamo questa qua, almeno ce la leviamo dal cazzo. Mi sto autoconvincendo comunque sul fatto di portarvi qualche live ogni tanto quando ce la faccio, ma non è molto semplice purtroppo. Però giuro che ci sto mettendo la voglia. Allora, noto con piacere che qualcuno ci ha anticipato, vaffanculo a lui. Testiamo i danni. Danni altini come sempre. Essendo gli heirlooms comunque una parte fondamentale del leveling ormai. Però devo dire che i mob sono molto più duri appunto per quel discorso del leveling. Perché sono tutti al 21, quindi anche un livello sopra me addirittura, ma nemmeno 20. Però vabbè, li shottiamo lo stesso, per carità, non me lamento. Però la differenza me la ricordo io, cioè prima facevo tipo un cobra shot e erano morti tutti. Cosa che è successo adesso. Ah, adesso quando trovo l'ultimo ci provo la mia abilità razziale, va. Vediamo. Mazza. Ah, praticamente è tipo una mini spell della Vindicar, quella che spara dall'alto e fa un macello. Carina però, carina. Ciao. Però 3 minuti di GD, quindi è un GD abbastanza altino. Però è fortissimo. Cioè, nel senso, one shot, considerate che fa 1500 danni. Io ho 1800 di vita con gli heirlooms. Quindi è molto forte. E non so se si può usare in PvP, ma spero di no, perché è scandaloso se duello con qualcuno un one shot. Ma cazzo, è importante, dobbiamo rinominare la nostra capra e la chiameremo Capra. Capra, bello. Oppure non so, fatemi sapere, perché io non so come regolarmi, quindi nei commenti, mi raccomando, nei commenti scrivetevelo, perché almeno io capisco. Se vi piace magari che vedere che io livello così, magari dico cagate eccetera, piuttosto che magari faccio un taglio atomico e faccio vedere l'inizio della quest e la fine. Perché io penso che comunque il leveling sia una parte relativamente noiosa, più che altro è fare questo, cioè trovare il mob, ammazzarlo, prendere l'item, spostarsi, prendere il mob, no. Quindi non so, cioè se a voi fa piacere, per me non c'è problema, ve la metto, se vi piace, se vi gusta. Se invece dite no, non se ne parla, già ne faccio abbastanza di mio, non c'è problema, io faccio il taglio e vi risparmio la rottura di palle. Tanto qui l'instance... Ho parlato! Ho detto l'instance, non joinerò mai, incredibile. Tac, subito. Spettacolo, quando è così è spettacolo. Dai DPS, fai il lavoro tuo, mi raccomando. Bravo. Ah, questa instance me la ricordo, è la cavern, che è la Rage Fire Chasm.
anche le instance si adattano adesso a quanto vedo, perché queste instance, se non sbaglio, è per i livelli boh, tipo Dead Mines, ma nemmeno 15-16. Facciamoci queste instance abbastanza veloce. Siamo arrivati già al primo boss, qui si prosegue molto fast. Trappole per adesso è inutile utilizzarle, visto che c'ho solo le freezing trap. È praticamente inutile, appunto. Però guardate quanto resistono i boss, per esempio. Cioè, questo qui, tipo, un mese fa era esploso dopo 2 secondi. Invece adesso è veramente duro. Io c'ho il growl attivo sul pet. C'è ancora vivo, guardate. Cioè, non è assolutamente. Cioè, adesso è normale, ma prima non era per un cazzo normale. Mi stanno dicendo di smettere di pullare. Ho pullato un mob, ma al 20. Ma che cazzo me ne vede le palle? Madonna, sta gente, oh. Cioè, state tranquilli. Me li faccio da soli. Su, gente pallosa. Oh, intanto la questa l'abbiamo finita. Quest'altra che cazzo è? Dobbiamo liberare, non so, gli agenti in giro. Quelli tanto si fanno prima della fine, se non sbaglio. Anche sull'ultimo boss c'è stato un gruppetto di questi agenti a liberare. Quello là è il secondo boss, che vedremo quanto durerà, se prima o meno del secondo, ma penso che più o meno lo stesso. E dopo a me dice di smettere di pullare, si è pullato mezzo mondo. Se n'è andato anche lui con relativa semplicità. Questo serpentello gigante di merda, schifosissimo aggiungerei, è il terzo boss di questa instance. Che hanno appena pullato e questo mi ricordo che non faceva niente di particolare. A parte che i boss a livello così basso non fanno mai niente di particolare. Perché ci mancherebbe. Teoricamente questo sono instance per chi inizia da poco. Quindi non è che ci possono mettere le peggio tattiche. Che sennò la gente schiopperebbe come non mai. E hanno pullato ogni cosa. E via. Il serpentello si è tolto dalle palline. Eccolo laggiù l'ultimo. Comunque veramente veloce come istanza questa. Molto molto più veloce rispetto a Dead Mines. Perché vabbè, ci sono proprio meno boss. Quindi io perché la paragono a Dead Mines? Perché più o meno il range di livello era quello. Mi sembra questa era leggermente più scarsa. E eccoci qua. Siamo anche livellati. Livello 21. Abbiamo droppato delle mani, anche detti guanti, che ci metteremo subito perché i nostri vanno a cagare. Sono verdi. Ok, consigliamo le questine. Magari ci facciamo un altro livello manco per il cazzo, visto che c'è ancora un sacco di tempo. Sì, il leveling è nettamente più lento. Il leveling è nettamente più lento perché prima con un'istanza completa e 3-4 quest facevi 2 livelli sicuri quasi. Perché solo con il bonus dell'istanza arrivavi tipo a fare un livello e un quarto. Mi ricordo una cosa del genere. Specialmente le prime. Dopo ovviamente si attenuava la cosa, però all'inizio era così. Allora, i lupi li ho finiti. Mi è rimasto solo esclusivamente un ragnetto da ammazzare per il loot. Che spero ci darai tu, vero? 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 Perfetto. Allora andiamo a consegnare. Ora ce ne abbiamo 1000 da consegnare queste. Ah, perché se lo stesse chiedendo, l'XP bar sta in alto. L'ho messa in alto perché con bartender potete fare come cazzo volete. Qua non ce l'ho messo LVI perché è inutile stare a spugnettare atomicamente con un personaggio che è in crescita così, quindi è inutile. Ah, e perché se lo stesse chiedendo il 100 Yeji non lo utilizzerò ovviamente per questa razza, perché non è quella che voglio io. Sono i Void Elf, che cazzo spero di sbloccarli il prima possibile. E poi devo ancora ragionarla abbastanza bene sulle classi da portare a 100 Yeji, perché dopo lì c'è da lavorarci abbastanza sul nuovo 100 Yeji, quindi farmare magari tutto il gear, eccetera, fare le war quest, aumentare l'equip. Allora, uno, qua. Quest'altro al cuoco. Vi prego di notare per quanti millimetri non siamo livellati. E effettivamente per 63 di esperienza. Praticamente si ammazza un ratto livello. Non è vero. Però con te sì. E ci ha dato anche l'aspect of città, che ci incrementa la nostra speed del ben 90%. Ragazzi, io per questo video vi saluto, ragionerò sul fatto se livellare o meno questo personaggio perché è veramente impegnativo adesso livellare un personaggio a livello di tempo, comunque è un investimento, virgolette, io non posso stare qua davanti a spendere 10 ore leveling, sia perché non c'ho voglia, sia perché non c'ho tempo. Quindi sfrutterò al meglio il 110 instant che ho preso con l'espansione nuova su una classe che deciderò, ma la razza la sapete, il Void Elf. Quindi mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di quella cosa che vi ho detto prima riguardo al vedere il leveling, magari le quest specialmente, piuttosto che fare i tagli. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, ovviamente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.